Allora, questa sera guarderemo i primi 8 capitoli che sono in pratica la parte del Vangelo di Marco riferita al servizio, in cui il Messia, diciamo, è ancora velato. Il Vangelo di Marco inizia in un modo molto chiaro riguardo appunto a Gesù. Perché dice l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Secondo quanto è scritto nel profeta Isaia, ecco io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Venne Giovanni Battista, predicando appunto il battesimo di ravvedimento, poi c'è il battesimo di Gesù, Gesù nel deserto, ma vediamo proprio come subito dall'inizio Marco dice, questa è la buona notizia di Gesù Cristo, figlio di Dio. E subito in questi primi 13 versetti dice e dimostra che Gesù è figlio di Dio tramite 3 testimonianze. Sapete che nella legge ebraica una cosa poteva essere stabilita secondo la testimonianza di 2 o 3. Beh, Marco ne sceglie 3. 1, Giovanni Battista, che in adempimento alla scrittura, alle profezie dell'Antico Testamento, predica, prepara la via del Signore e testimonia la venuta del Cristo, e quando battezza Gesù lui vede che lo Spirito Santo, anche se non lo vediamo qua, viene su Gesù e testimonia di Cristo. Anzi, qui lo dice, sì, è versetto 10, a un tratto, mentre come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito Santo scendere su di lui come una colomba. Poi la seconda testimonianza l'abbiamo addirittura da Dio stesso, che appunto scende la colomba e una voce venne dai cieli, tu sei mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. Quindi il Padre stesso testimonia e mette il suo sigillo su Cristo. E poi dice non solo tu sei mio figlio, ma dice tu sei il mio diletto figlio in cui mi sono compiaciuto. E poi la terza testimonianza dell'identità di Cristo viene data addirittura dal suo nemico, cioè Satana. Lui scrive subito dopo, lo spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase per 40 giorni tentato da Satana. Non è che Satana si scomoda per tutti, ma con il figlio di Dio sapeva che doveva andare personalmente per tentarlo. Perché Gesù si fa battezzare, secondo voi? Aveva bisogno Gesù di essere battezzato? Beh, direi proprio di no, eh? Perché si fa battezzare Gesù? Perché è un comandamento. Perché un comandamento. Gesù non aveva ancora detto andate, fate discepoli e battezzateli. Gesù si fa battezzare perché lui in quel momento si stava identificando pienamente con il genere umano, che era appunto peccatore. E il battesimo è anche l'inizio della vita vecchia e l'inizio della vita nuova. Infatti, con il battesimo Gesù ha chiuso con la sua vita vecchia, con la vita di prima. Ed ha iniziato la sua vita nuova che l'avrebbe portato poi nel ministero. Poi vediamo che Gesù non va direttamente però nel ministero subito dopo il battesimo, ma lo Spirito Santo dove lo porta? Nel deserto, nel luogo solitario, perché è lì che Dio prepara per il suo ministero. Dopo il deserto Gesù inizia
il suo ministero, vediamo i versetti da 14 al 45, e lo inizia in Galilea. Infatti la prima parte del Vangelo di Marco è tutta in Galilea, come abbiamo visto. Gesù come inizia il suo ministero? Né di più né di meno che proclamando lo stesso messaggio di Giovanni Battista. Pentitevi, ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Il regno di Dio è vicino e quindi invita le persone a pentirsi e ad avere fede. Lui chiama i primi discepoli, Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, che subito lo seguono e inizia ad insegnare, a guarire i malati, a cacciare i demoni. I primi tre miracoli che vengono descritti nel Vangelo di Marco sono: Gesù libera un uomo da uno spirito immondo, di sabato nella sinagoga, scandalo degli scandali, guarisce una donna, la suocera di Pietro, e un lebbroso, che erano tutte persone che la società teneva da parte, non erano certo la crema della società, anzi. La gente, vediamo che riconosce la sua autorità, ne è stupita e accorre a Gesù e la sua fama si diffonde. Ma vediamo anche una cosa curiosa. Nei versetti da 37 al 38, vediamo che prima di questo Gesù, mentre era ancora notte, si alza, esce, va in un luogo deserto per pregare. E poi arrivano i discepoli, no? Arriva Pietro che dice: Signore, signore, ma qua ti cercano tutti! Dai, 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 vieni, vieni, no? Che così facciamo ancora un bel programma. Tutti ti cercano. E Gesù che cosa dice? No, grazie. Dice no, andiamo da un'altra parte, andiamo per i villaggi affinché io predichi anche là, perché è per questo che io sono venuto. Gesù è in continuo movimento. Ecco, una caratteristica del Vangelo di Marco è che ogni cosa si svolge molto velocemente. Troverete scritto molto spesso e immediatamente e subito, proprio perché sembra un Vangelo che non dà respiro, no? Bum 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 bum. Gesù è sempre in movimento. Gesù è venuto per servire, non è venuto per essere servito e non vuole essere al centro dell'attenzione delle folle. E Gesù non cerca di, non si fa manipolare in un certo senso dalle folle. Lui sa quali sono le sue priorità e lui si attiene a quelle. Una delle sue priorità era la sua comunione con il Padre. Infatti vediamo che al mattino, mentre era ancora buio, Gesù si alza e va in un luogo deserto. Non penso sia andato a letto molto presto la sera prima. Aveva avuto una serata molto, ma molto, ma molto piena. Eppure Gesù si alza presto, prima che sia giorno, va in un luogo deserto per avere comunione con il Padre. Perché? Perché quella era la sua priorità. In base a quello che il Padre diceva, Gesù poi faceva. Nel capitolo 2 vediamo che comincia l'opposizione. Il capitolo 2 inizia con un miracolo. Gesù guarisce un paralitico che era stato calato con un lettuccio attraverso il tetto. Qui vediamo anche la costanza di questi amici che portavano questo paralitico. Non si sono arresi davanti a niente. Non hanno pensato: oh, c'è troppa gente qua, non riusciamo ad arrivare, Gesù. Peccato, cercheremo di farlo un'altra volta. No, loro amavano quest'uomo, evidentemente, così tanto da dire: no, noi sappiamo che Gesù lo può guarire,
Vediamo, facciamo di tutto perché Gesù lo possa guarire. Non chiedono manco il permesso padrone di casa, scoperchiano, fanno il buco nel tetto e brrrt, glielo calano giù davanti a Gesù. Gesù, dopo questo, chiama Levi a seguirlo, mangia in casa sua insieme ad altri pubblicani e peccatori. Gesù perdona, mangia con i peccatori. I suoi discepoli non digiunano, anzi raccolgono le spighe in giorno di sabato, cosa che non si fa. Gesù guarisce un uomo nella sinagoga. Sempre il giorno di sabato. Le folle lo seguono, mentre i leader religiosi cominciano a opporsi a lui, cominciano a cercare di fermarlo, lo accusano di che cosa? Di non rispettare la legge. Non importa se fai miracoli, non importa se la gente viene guarita, viene liberata, lo fa in giorno di sabato. La legge dice che di sabato non si lavora. Cioè, come se questo fosse un lavoro, no? Ma Gesù più avanti dice: scusate, ma il sabato è stato fatto per servire l'uomo, non l'uomo per servire il sabato. Come risponde Gesù appunto alle accuse dei leader religiosi? Lui ha discernimento, lui sa cosa c'è nel cuore delle persone e fa loro delle domande che sfidano letteralmente il loro modo di agire e di pensare. Gesù esprime condanna per chi confida nella propria giustizia, invitandoli ad abbandonare le loro idee preconcette, i loro pregiudizi, le loro tradizioni, il loro legalismo. E a riconoscere che loro hanno bisogno. Gesù è venuto anche per loro. Le risposte di Gesù sono indirizzate a dimostrare a questi uomini chi lui è e perché è venuto. Infatti nel capitolo 2, versetto 10, Gesù parla di sé come figlio dell'uomo. Infatti dice, quando guarisce quel paralitico, ovviamente Gesù è interessante perché lui vede quest'uomo e non gli dice subito: sì, guarito, prendi il tuo lettuccio e va. No, no. La prima cosa che Gesù gli dice è: i tuoi peccati ti sono perdonati. I miei peccati mi sono perdonati. Scusa, io veramente sono qua paralitico. Che mi stai a dire? Il leader dice: ah, solo Dio può perdonare i peccati. E Gesù dice: vabbè, cos'è più difficile? Dire a uno: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dirgli: alzati e cammina? Giusto per farvi vedere chi in realtà io sono, perché io so che nel vostro cuore voi dite che solo Dio può perdonare i peccati, allora io ti dico a te: alzati e cammina, alzati e vai. Quest'uomo si alza, prende il suo lettuccio e se ne va in presenza di tutti. E Gesù dice: allora? Cioè, secondo me, dice: allora? Avete visto? E infatti tutti si stupiscono e glorificano Dio perché una cosa del genere non era mai successa. Gesù cerca di correggere il loro legalismo ed esporre le vere motivazioni dei loro cuori. Nei versetti dal 18 al 22 vediamo come appunto i farisei dicono appunto a Gesù: ma perché i tuoi discepoli non digiunano? E la risposta di Gesù alla fine è: il vino nuovo deve essere messo in odri nuovi. In pratica non potete mettere me nel vostro vecchio sistema di legalismo, di religiosità, di tradizione, ma nel nuovo. Deve esserci un cambiamento dell'atteggiamento del cuore.
I leader religiosi continuavano a guardare al passato, alle loro tradizioni, e restavano quindi ciechi. Perché non vedevano i miracoli che Gesù faceva? Perché loro guardavano al passato, guardavano alla legge, e restavano quindi ciechi, sordi, freddi e indifferenti. Non riuscivano a vedere chi veramente Gesù fosse. Arriviamo poi al capitolo 3. E nel capitolo 3 troviamo la definizione di Gesù di chi è la sua famiglia. Ma vediamo anche qualcos'altro. Vediamo che Gesù non chiama le folle, ma sono le folle che gli vanno dietro, sapendo che lui può soddisfare tutti i loro bisogni. Poi Gesù sceglie i 12 per prepararli e per mandarli a predicare e a guarire. La sua famiglia è imbarazzata di quello che si dice riguardo a Gesù, riguardo a quello che lui fa, e cerca, va da lui e cerca perché vuole andare da Gesù. Perché va da Gesù? Mica perché vogliono unirsi a lui. No, no, loro vanno da Gesù perché vogliono cercare di farlo tornare indietro. Gesù lo sa. E infatti quando gli dicono: guarda che qui c'è la tua famiglia, no? E Gesù cosa risponde? Dice: guardate, ecco, chi fa la volontà del Padre mio? Quello è mia sorella, mia madre, mio fratello. In pratica la mia famiglia sono coloro che fanno la volontà di Dio. Chi non fa la volontà di Dio non è parte della mia famiglia. E in pratica dice ai suoi fratelli e a sua mamma: ferma, io in questo momento non vi riconosco come parte della mia famiglia, non riconosco in voi nessuna autorità di farmi fare quello che voi volete, perché io sono venuto per fare la volontà di Dio. Vediamo anche come i suoi oppositori, nei versetti dal 22 al 30, addirittura accusano Gesù di essere dalla parte di Satana. E Gesù dice: ma scusate, una casa divisa non può restare in piedi. Come faccio? E poi, scusatemi, ma come faccio io a scacciare i demoni per il potere di Satana? Non è possibile. Non è assolutamente possibile. Se io scaccio i demoni, non è per il potere di Satana, ma è perché per il potere di Dio, è perché il regno di Dio viene manifestato qui in mezzo a voi. E poi è interessante quello che Gesù dice nel versetto 28, nei versetti dal 28 al 30. Che è importante perché Gesù inizia questa sua affermazione con un'espressione enfatica, perché dice: in verità ti dico. Questo in verità vuol dire che Gesù vuole sottolineare il fatto che quello che lui sta per dire è molto importante. Ora, ogni volta che noi sentiamo Gesù dire in verità vi dico, dobbiamo drizzare le nostre antenne perché vuol dire che quello che viene dopo è della massima importanza per noi. E Gesù dice: ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Egli parlava così perché dicevano: ha uno spirito immondo. Gesù dice: chi nega l'opera dello Spirito Santo non può essere perdonato. Chi nega me e l'opera dello Spirito Santo non può essere perdonato. Vediamo in questi
in questa sessione che Gesù appunto non chiama mai a sé le folle, ma erano loro che andavano. Molti fra queste folle erano solo spettatori e volevano semplicemente vedere quello che Gesù faceva. Gesù li guarisce, ma Gesù non insegna alle folle. Gesù insegna ai discepoli. Non ha ira nei confronti delle folle, ma è mosso dalla compassione. Gesù non è né condizionato né si sente messo sotto pressione dalle folle, perché, come abbiamo detto prima, Gesù era focalizzato su quello che il Padre lo chiamava a fare. È interessante vedere come c'è anche un contrasto tra l'atteggiamento dei farisei, dei leader religiosi e delle folle. I farisei, i leader religiosi cercano di tendergli dei tranelli, delle trappole per farlo cadere, per poterlo accusare, per poterlo condannare. Mentre invece le folle lo ammirano e lo seguono. E quello che abbiamo letto nei versetti dal 28 al 30, Gesù, proprio come abbiamo detto, stabilisce e dice chi non può essere perdonato, chi nega Cristo, appunto, è l'opera dello Spirito Santo. A volte ci sono a volte fratelli che dicono: ah, oh, chissà se io ho commesso il peccato eterno, no? Beh, e tante volte hanno paura di aver perso, appunto, la vita eterna e il perdono di Dio, ma Gesù è specifico. Il peccato eterno viene commesso solo quando noi neghiamo Gesù e l'opera dello Spirito Santo. Nel capitolo 4, dei versetti dall'1 al 34, abbiamo poi le parabole che parlano della crescita del regno. Abbiamo la parabola del seminatore, la lampada, il seme, il granello di senape. Gesù parla in parabole alla folla. Però poi che cosa fa? In privato spiega il significato ai suoi discepoli. Perché? Perché ai suoi discepoli era stato dato di conoscere i misteri, i segreti del regno di Dio. Non è dato alle folle, ma è dato ai discepoli. Quanto è importante essere discepoli di Gesù? Vogliamo essere parte della folla o vogliamo essere parte dei suoi discepoli? Come abbiamo visto, è una scelta che dipende da noi. Il regno deve essere piantato con le parabole, appunto, che Gesù racconta, e vediamo come il regno deve essere piantato nei nostri cuori. Il terreno deve essere buono e la crescita avviene senza lo sforzo dell'uomo. È Dio che fa crescere. Il seme può essere piccolo quanto un seme di senape, ma quando è messo nel terreno buono, cresce e diventa grande. C'è mistero sul modo in cui la crescita avviene e dipende appunto dal terreno. Com'è il nostro terreno? È un terreno roccioso? È un terreno pieno di spine? Oppure è un terreno buono, dove il seme della parola di Dio può mettere radice e può portare frutto? Perché da questo dipende poi la nostra crescita. Il nemico cerca sempre, continuamente, il momento buono per venire e togliere il seme, o per soffocare il seme in modo da impedirgli di crescere. Quando Gesù parla della lampada, noi siamo chiamati a spandere la luce, non a trattenerla. Quante volte noi ci vergogniamo di testimoniare di Gesù? Magari anche solo dicendo grazie, Signore Gesù, perché abbiamo gente attorno, magari pensano che sono pazzo.
Quante volte controlliamo il modo in cui parliamo ed evitiamo di esprimerci in modo naturale, dando gloria a Dio quando parliamo con persone che non conoscono il Signore, perché non si sa mai magari che si scandalizzano. No, no, noi siamo chiamati a testimoniare del Signore. E se non lo facciamo noi, anche con la nostra vita normale, chi lo farà? Se noi non facciamo conoscere agli altri che noi siamo cristiani, che noi siamo discepoli di Cristo, come faranno queste persone quando hanno bisogno di sapere qualcosa, quando hanno bisogno di avere aiuto, a venire da noi e a chiedere? Perché noi siamo quelli che possono dare le risposte, non sono chi legge le carte, non sono le cose di le persone di questo mondo, noi siamo quelle che hanno le risposte. È necessario che noi facciamo brillare la nostra luce, che si veda che noi siamo figli di Dio. Gesù, abbiamo detto, ministrava alle folle, ma insegnava, dava rivelazione ai discepoli. Solo chi ha una relazione personale con il Signore, con Dio, riceve rivelazione delle verità di Dio. I versetti poi dal 35 al capitolo, dal 4:35 al capitolo 6, versetto 6a, la prima parte del versetto 6, vediamo come Gesù stupisce la folla. Gesù calma la tempesta, era sulla barca. Stava attraversando il lago, si alza la tempesta, lui era giù, là che dormiva come se niente fosse, i discepoli, ah, aiuto, aiuto, Signore, svegliati, oh, stiamo annegando, te ne frega niente, ma non vedi che stiamo annegando, te ne accorgi che qui la barca balla tutta, è su, è giù, come fai a dormire? Gesù dice, calma, 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 infatti esce, parla ai venti, al mare, questi si calmano, e quelli, mamma, e questo chi è? Questo chi è? Persino i venti al mare gli ubbidiscono, mamma mia! E c'hanno pure paura, no? Era da poco che erano con Gesù, eh? Avevano visto i miracoli che aveva fatto. Gesù aveva insegnato già loro, eppure sono presi dalla paura. Oh, Signore! Quante volte siamo come i suoi discepoli, eh? Vediamo poi che Gesù libera l'indemoniato dalla legione. E cosa succede? Succede che ancora una volta le persone cosa fanno? Hanno paura e respingono Gesù. E dicono: senti, qua i porci sono morti. Noi abbiamo avuto un danno economico tremendo, non sappiamo cos'altro ci può succedere, non ce ne frega niente se quest'uomo che prima nessuno lo poteva tenere adesso è libero, è sano e tutto quanto. Guarda, è meglio che vai, per favore vai. Respingono Gesù, lo allontanano. Vediamo poi che Gesù risuscita la figlia di Jairo, guarisce la donna che tocca il lembo della sua veste, poi va a Nazareth, dove lui era cresciuto. E cosa interessante, dice che lì lui non può fare molte opere, non può fare opere potenti perché loro si scandalizzano e non ci credono a causa della loro incredulità. Gesù in questi passi mostra tutta la sua autorità su ogni cosa. Gesù ha autorità sulla natura, la tempesta, sul regno spirituale, l'indemoniato, sulla malattia e sulla morte. Non c'è niente su cui Gesù non abbia l'autorità. Le uniche cose che possono impedire la sua opera sono la paura e l'incredulità. Ogni situazione in cui non c'è speranza, Gesù ha l'autorità per risolvere il problema. La nave affonda, il rimedio qual è? La fede in Cristo. La donna ha un male che non può essere curato, il rimedio qual è? La fede in Cristo. Quando dicono a Jairo che la figlia è morta, Gesù dice: non temere, solo abbi fede.
A Nazareth è la mancanza di fede, l'incredulità che impedisce la sua opera. Mi sembra che la fede giochi un ruolo abbastanza importante, voi che ne dite? Il resto del capitolo 6, fino al versetto 29, abbiamo la missione dei dodici. La buona notizia è non solo Gesù ha autorità, ma Gesù ha delegato, delega la sua autorità ai suoi discepoli, che vanno, predicano e guariscono. Gesù manda i dodici a predicare il Vangelo, dando loro autorità di guarire i malati, cacciare i demoni e dà loro istruzioni precise su ciò che dovevano fare. Poi abbiamo anche la storia di Erode Antipa che fa arrestare Giovanni Battista, che lo aveva accusato di adulterio, e poi, in seguito alla promessa che lui aveva fatto alla figlia di Erodiada, lo fa decapitare in prigione. Abbiamo poi il segmento successivo, che arriva fino al capitolo 7, il versetto 37. Che possiamo intitolare appunto, ma non vedete perché possiamo intitolarlo così? Gesù sfama 5.000 uomini, più le donne e i bambini. Cammina sull'acqua, guarisce i malati, ma continua ad incontrare l'opposizione dei leader religiosi perché lui non osserva le loro tradizioni. Risponde alle loro accuse esponendo lo stato dei loro cuori e dichiarando che ciò che conta per Dio non è l'apparenza, ma è l'atteggiamento del cuore. E amare Dio e amare il prossimo è più importante dell'obbedienza a regole e tradizioni. Quando gli hanno chiesto qual è il comandamento più importante, Gesù che cosa ha risposto? Ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso e ama il prossimo tuo come te stesso. In questo è adempiuto tutta la legge e tutti i profeti. Più chiaro di così, non è che ci sia da star lì a fare tante dottrine, eh? L'amore è l'adempimento della legge. Se io adempio alla legge, alla lettera, ma non ho amore, come diceva l'Apostolo Paolo, io non faccio proprio un bel niente. E poi ancora Gesù li chiama ipocriti. Ipocriti perché? Perché rigettano, rifiutano il comandamento di Dio per mantenere le loro tradizioni. E poi ancora, guardate che non è quello che entra nell'uomo che lo rende impuro. Perché loro dicevano, ah, cibi impuri, no, sono un mumè. Non è quello che entra nell'uomo che lo rende impuro. Perché quello che entra dalla bocca poi se ne va nella latrina. Ma è quello che esce dall'uomo che lo rende impuro. Perché? Perché quello che c'è nel cuore dell'uomo, che è malvagio, è quello che esce dal suo cuore che lo rende impuro. Anche i discepoli a questo punto hanno ancora il cuore indurito e non riescono a comprendere. E poi vediamo il contrasto invece con la donna sirofenicia a Tiro, che va da Gesù implorandolo per sua figlia. I discepoli dicono: senti, fa un sacco di rumore, mandala via. Ma Gesù dice: no, 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 no. E lui porta questa donna a ricevere quello che lei desiderava. Perché? Primo, lei ha riconosciuto chi Gesù era, secondo, la sua umiltà, perché le sue risposte mostrano l'umiltà del suo cuore. E lei ottiene quello che aveva bisogno. Tornano poi verso il mare di Galilea, Gesù guarisce un sordo muto, la folla continua ad essere stupita. Nei capitoli 6 e 7, Marco mostra le risposte, come diceva, di gruppi diversi al ministero di Gesù.
I concittadini di Gesù si scandalizzano e lo rifiutano. Erode ha paura di lui, dice: Mamma mia, chi è questo? Alcuni dicono: è un profeta, Mosè, ma secondo me è Giovanni Battista, qui io gli ho tagliato la testa ed è tornato. Potete immaginare questo come la paura, la fifa che aveva. Giovanni Battista, io l'ho decapitato, questo è tornato, ma che cosa mi farà? Le folle corrono dietro a Gesù, i malati lo cercano per ricevere guarigioni, i farisei e gli scribi lo accusano. Loro sono pieni di orgoglio. La donna sirofenice invece è umile e crede. I giudei sono meravigliati e pieni di dubbi. I gentili, come la donna sirofenicia, invece hanno speranza. I suoi discepoli sono stupiti, ma ancora non riescono a capire pienamente chi Gesù sia davvero. L'altra cosa interessante che vediamo in questa prima parte è che Gesù continua a dire ai giudei di non dire nulla. Zitti, zitti, zitti. Anche agli spiriti immondi Gesù diceva di tacere. Perché? Perché i giudei avevano un'idea sbagliata del Messia. Come abbiamo detto, loro si aspettavano il gran condottiero che arrivasse tutto pimpante sul cavallo bianco e li liberasse dall'oppressione dei romani e stabilisse il regno terreno di Israele che doveva comandare su tutti. Ma non era questo quello che Gesù era venuto a fare. Loro si aspettavano un leader politico. Ma Gesù era venuto per morire e lui sapeva che la croce veniva prima della gloria. Nel capitolo 8, i versetti dall'1 al 26, possiamo intitolarli Non capite? Perché possiamo intitolarli così? Gesù aveva sfamati 5.000 uomini, no? Adesso si trovano davanti 4.000 uomini, più le donne e i bambini. E Gesù ancora una volta dice ai suoi discepoli: date voi loro da mangiare. E questi si guardano e dicono: e come facciamo a dar loro da mangiare? Ha detto: scusa, non hai visto che ha appena dato da mangiare 5.000 persone? Questi sono addirittura di meno. Se li ha sfamati prima, li sfama pure adesso, no? No, loro ancora non capiscono. Questo perché, dice il Vangelo, a causa della durezza dei loro cuori. I farisei continuano a chiedere un segno dal cielo. E cavolo, ha sfamato 9.000 persone con pochi pani e pochi pesci. Ha guarito i malati, ha risuscitato i morti, ha liberato gli indemoniati. Ma che altro segno vuoi? Cioè, più di così non si vede. No, loro volevano un segno dal cielo. E Gesù che cosa dice? Ne avete già avuti abbastanza, imparate a guardare a quello che avete già visto, che forse è meglio. Anzi, non solo risponde in modo negativo ai farisei, ma mette anche in guardia i suoi discepoli contro l'influenza negativa dei farisei e di Erode. E dice: guardatevi dal lievito dei farisei e di Erode. E i discepoli, dopo che Gesù aveva sfamati 5.000, dopo che Gesù aveva sfamati 4.000, si guardano e dicono: forse è perché non abbiamo portato con noi il pane. Doink! Secondo me in quel momento Gesù, non lo so, quanta pazienza che ci aveva, Ma noi non siamo diversi da loro, Noi non siamo diversi da loro. A Bezzaida, Gesù guarisce un cieco toccandolo due volte. Interessante, eh? Invece, ma come? Gesù può guarire. Le altre volte è sempre guarito al primo colpo. Perché questo qua deve toccarlo due volte? Perché questa raffigura quella che era la situazione dei suoi discepoli. La guarigione del cieco doveva essere fatta in due volte. Gesù lo deve toccare due volte perché possa vedere chiaramente. E questo introduce la situazione poi dei discepoli. Gesù
cioè i discepoli avevano visto qualcosa. Pietro addirittura nei versetti dal 27 al 33, prima all'inizio dice, quando Gesù dice, che dice la gente che io sono? Gesù dice, Pietro dice, ah, tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi, e Gesù dice, bravo, però guarda che non sei tu che lo dici, è lo Spirito Santo che ti ha dato rivelazione di chi io sono. Poi quando Gesù comincia a parlare e a dire guardate che io devo morire, devo soffrire, taratara, Pietro va da lui e gli dice, oh, ma che stai dicendo? Ma non sai che il Messia non muore mai? Non sia mai che ti accada una cosa del genere. E Gesù che cosa gli dice? Si volta dall'altra parte e dice, vai lontano da me, Satana, perché tu non hai senso delle cose di Dio, tu hai senso delle cose degli uomini. Pietro aveva visto, sì, aveva avuto rivelazione, ma solo in parte. Perché? Perché le tradizioni, quello che lui credeva, l'immagine che lui aveva comunque di Cristo, gli impediva di vedere pienamente. Stiamo attenti ai nostri pregiudizi, alle idee preconcette che noi abbiamo. È interessante vedere come i farisei non hanno ricevuto nessun segno dal cielo a causa della durezza del loro cuore, mentre invece il cieco che ha chiesto con umiltà è stato guarito. Ancora una volta, cos'è che ci fa avere quello di cui abbiamo bisogno con Dio? L'umiltà. Non è l'arroganza, non è la manipolazione o l'imposizione, ma è l'umiltà. I versetti dal 27 al 38, poi sempre dal capitolo 8, vediamo come Gesù comincia a rivolgersi in modo più specifico ai suoi discepoli, spiegando qual è la vera natura del Messia e ciò che comporta per lui. E comincia a parlare anche di ciò che significa veramente essere suoi discepoli. Chi lo vuole seguire, che cosa deve fare? Deve seguire il suo esempio, deve prendere la sua croce e rinunciare a se stesso. Ricordiamoci che la croce non è, oh, mi è successo, mi succede questa cosa, c'ho questa malattia, c'è questa persona che mi sta facendo impazzire, c'è mio marito che, o mia moglie che, mamma mia, l'avessi saputo non mi sarei sposato, mi fa impazzire. È la mia croce, questa malattia è la mia croce, questa situazione è la mia croce. No, no, no. La croce è uno strumento di morte. Non mettevano sulla croce solo per farli soffrire, li mettevano sulla croce per ucciderli. La croce è uno strumento di morte. Vuol dire che noi ogni giorno dobbiamo rinunciare a noi stessi, dobbiamo morire a noi stessi, ai nostri desideri, alla nostra volontà, per seguire l'esempio di Cristo. E siamo arrivati alla fine dei primi 8 capitoli. La prossima lezione faremo gli altri 8. Questi erano appunto la prima parte dove vediamo come Gesù viene a servire, è venuto per servire chi era nel bisogno, chi lo riconosceva. Nel momento stesso in cui Gesù rivela chi lui è ai suoi discepoli, quando Pietro appunto dice tu sei il Messia, da quel momento in poi vediamo come l'enfasi del Vangelo cambia. Non è più Gesù e le folle, ma è Gesù e i discepoli.